Nell'Alghero TG Express di oggi, via ai lavori per la piscina coperta. Minatori Olmedo, ex lavoratori AT IFRAS, due vertenze unite dal lavoro. È iniziato ieri il corso per le guardie zoofile. Riprende la scuola del Algarese Pasquale Scanu. Badminton, un algherese in Serie A. Sigla. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Oggi ci accolgono le campane di Nostra Signora della Mercede, perché trasmettiamo qui dai Giardini Tarragona. La nuova piscina comunale inizia il percorso che tra poco più di un anno, 382 giorni lavorativi, la vedrà pronta per accogliere attività natatorie tutto l'anno. Finalmente l'Alghero, una piscina coperta. Costerà 2.100.000 euro, reperiti con fondi Jessica, con un progetto moderno e funzionale che ingloberà la struttura esistente, migliorata e riqualificata nelle sue parti esterne. Il sindaco Mario Bruno ha presenziato insieme all'assessore alle opere pubbliche Raimondo Cacciotto al sopralluogo con i tecnici del comune e con i rappresentanti dell'Elettrica System, l'impresa esautrice dell'opera. Sentiamo cosa ci ha detto l'assessore Cacciotto. Assessore Cacciotto, partono i lavori per la copertura della piscina. Sì, finalmente un intervento atteso da tempo che siamo riusciti a portare a termine negli adempimenti burocratici, quindi oggi firma del contratto, nei prossimi giorni consegna ufficiale dei lavori all'impresa e quindi l'avvio di questa importante opera che potrà dare risposte attese dal mondo sportivo algherese. Quanto dureranno? Poco più di 12 mesi il tempo previsto, al netto di eventuali problemi che si possano riscontrare durante i lavori. E d'altronde, quando si parla di lavori pubblici, c'è sempre l'intoppo dietro l'angolo, però confidiamo veramente di poter consegnare quest'opera nei tempi previsti dal contratto. Lunedì mattina i lavoratori ex AT IFRAS sono scesi dal tetto del Duomo di Sassari e sono andati nella miniera di Olmedo, ricambiando la visita solidale ricevuta nei giorni scorsi dai minatori. Si unificano così le vertenze di un territorio martoriato dalla crisi. Ci sono uomini che non si rassegnano e dall'oscuro silenzio della miniera continuano a lottare a 180 metri di profondità dalle viscere della terra per difendere i propri diritti ed il futuro delle proprie famiglie. Oltre 30 persone, equamente divise tra uomini e donne, si sono presentati ieri all'apertura del primo corso per guardie zoofile, organizzato nei locali della Polizia Municipale di Alghero, dall'Agrambiente della Regione Sardegna. Tra loro carabinieri, guardie giurate e militari, ma anche casalinghe, disoccupati e tanti curiosi. Un gruppo di facce nuove, di gente molto interessante, che si vuole mettere in discussione e che seguirà il corso fino a gennaio 2018. È venerdì 17. Venerdì alle 17 la sala conferenze di San Francesco ospiterà l'inaugurazione del 35esimo anno della scuola del Algarese Pasquale Scanu. I corsi inizieranno il 6 novembre, dal lunedì al giovedì, nella sede di Via Maiorca e saranno differenziati per livello di preparazione e a seconda dei corsi frequentati gli anni precedenti. La frequenza è gratuita e le iscrizioni saranno aperte al momento dell'inaugurazione. Sentiamo cosa ci ha detto il presidente dell'Obra Culturale, Pino Tilocca. Pino Tilocca, un momento importante per la lingua e la cultura algherese. Venerdì riparte le scuole d'Algarese. Sì, venerdì 27 di ottobre nella sala conferenza di San Francesco ci sarà l'inaugurazione dell'anno scolastico 2017-2018, che per l'occasione è la 35esima edizione, quindi un risultato molto ambizioso che forse neanche i soci fondatori, quando nel 1982 hanno fondato la scuola, potevano pensare di realizzare. In effetti molti di questi personaggi sono morti, però altre persone li hanno sostituiti e con lo stesso entusiasmo stanno portando avanti il loro lavoro. Quindi chi si vuole iscrivere ai corsi di algherese per imparare la forma scritta e la forma di lettura può venire a San Francesco venerdì 27 alle ore 5 oppure recarsi presso la sede della scuola in via Maiorca numero 45. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dai Giardini Tarragona. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV.
puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV. E chiudiamo con lo sport. Sono state aggiornate le classifiche nazionali di badminton. Straordinario risultato di Ivan Soggiu dell'ABC Angelo Rotto di Alghero, che conquista la Serie A nel singolare maschile, annoverandosi tra i primi 16 giocatori più forti d'Italia e portando per la prima volta la Sardegna nei massimi livelli. L'atleta alghedese conquista la Serie A anche nel doppio maschile, in doppia con Daniele Carlone del Bracciano Badminton, con il quale entra tra i doppi più forti d'Italia al 13° posto assoluto. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!